Ieri il governo ha dato via libera al decreto che prevede misure di sostegno per Lampedusa. Le operazioni per svuotare il centro di accoglienza dell'isola sono state rimandate a causa del vento molto forte. Lucia Sgueglia. Il traghetto Rhapsody della GNV da oggi pomeriggio è in rada davanti a Lampedusa, sullo sfondo della Porta d'Europa, quella porta per i migranti sempre più spostata in alto mare. Passato il maltempo, a bordo saranno trasferiti per la quarantena circa 900 dei 1.300 migranti presenti sull'isola. È uno degli hotspot galleggianti mandati dal governo per svuotare il centro di Contrada Imbriacola, sempre più carico. Gli ultimi sbarchi stanotte, altri 107. Un primo risultato dopo l'incontro a Roma tra Conte e il presidente della Sicilia Musumeci e con un decreto ad hoc per Lampedusa e la vicina isola di Linosa arriveranno anche proroghe delle scadenze fiscali fino al 21 dicembre come compensazione per l'emergenza. Dovranno invece ripetere la quarantena i migranti dell'ex hotel Villa Sicania a Siculiana, sempre nell'Agrigentino, alcuni positivi al Covid. Dopo la ribellione e la fuga dal centro d'accoglienza, più volte denunciato come inadeguato, uno di loro, un eritreo di 20 anni, è morto investito da un'auto. Il suo viaggio verso l'Europa finito sulla statale 115. Feriti tre poliziotti che lo inseguivano. Simili tragedie non devono più ripetersi, commenta la ministra Lamorgese, esprimendo vicinanza agli agenti.